Gianluca Attura, amministratore delegato di Selta, una bella serata, una serata importante. C'era la politica, c'erano le istituzioni, c'erano le aziende e soprattutto c'era Selta con una storia tutta italiana di 45 anni alle spalle e un futuro che lei ha definito faticoso. Però stasera si è parlato ed è emerso forte il desiderio di qualcuno l'ha chiamato fare squadra, qualcun altro l'ha chiamato fare rete. A che punto siamo? Siamo all'inizio di un cammino in cui per la prima volta dopo tanti anni quelli che sono i principali rappresentanti delle istituzioni, dell'industria, di quello che è il senso civico di questo paese stanno finalmente prendendo coscienza del fatto che va difesa l'italianità della nostra industria, così esattamente come fanno tutti gli altri paesi europei, e che questo è il momento di svolta in cui l'Italia non è più un terreno di conquista da parte di multinazionali estere, ma possiamo ripartire dalle nostre eccellenze, dalla nostra indubbia e unica capacità di innovare, che è molto superiore a quelle degli altri paesi. Tant'è che gli altri paesi cercano disperatamente di portarci via le nostre menti migliori. E quindi siamo in un momento in cui le cose possono, secondo me, cambiare. Facciamo fatica? Sì, ne facciamo tanta. Perché? Perché ci confrontiamo, noi che siamo un'azienda di 300 persone, con colossi che sono 100 volte più grandi di noi, quando va bene. E nonostante questo andiamo avanti e vinciamo. Perché? Perché noi basiamo la nostra azienda su un concetto di innovazione e qualità che è un unicum. Lavoriamo sulle infrastrutture critiche di questo paese e lo facciamo in Italia con personale italiano. È faticoso, è costoso, ma andiamo avanti perché ci crediamo. Gianluca Attura, fra le altre cose la sua azienda si occupa di cybersicurezza. Ora, nel discorso di fare rete, di mettere insieme tanti aspetti dell'interesse nazionale, io le voglio chiedere quanto è importante capire il cyberspazio come intercetta il territorio e la sovranità sul territorio da un punto di vista politico, economico, aziendale e istituzionale. Il cyberspazio non è più un'idea da film di fantascienza, il cyberspazio, cyberspace e di conseguenza le cyber security sono due temi estremamente reali che spostano economie. Una volta, ai tempi dei cosiddetti hacker classici, era soltanto un gioco, poi c'è stata una trasformazione e oggi abbiamo di fronte da una parte criminalità e dall'altra parte abbiamo di fronte eserciti, perché attraverso il cyberspazio è possibile oggi mettere in enorme difficoltà o ricattare paesi, istituzioni, la finanza, la sanità e qualunque altra infrastruttura critica di qualunque paese, spostando miliardi o creando danni per miliardi e anche più. Noi facciamo cyber security da prima ancora che questa si chiamasse in questo modo. Siamo consapevoli dei rischi che questo comporta e lavoriamo tutti i giorni per mettere in sicurezza questo Stato nel nostro piccolo. Ma ci preoccupa il fatto che mentre molti altri paesi hanno raggiunto un livello di consapevolezza molto maggiore sui rischi che il cyberspazio comporta, siamo altrettanto testimoni del fatto che in questo paese si sta spendendo troppo poco per metterci in sicurezza. Non perché io voglia in qualche maniera portare acqua al mulino di un'azienda che fa cyber security, ma perché è una necessità oggettiva. Ci ritroviamo nella stessa condizione in cui quando tutti gli altri paesi anni fa imponevano senza problemi le cinture di sicurezza nelle macchine, noi invece ci siamo lamentati per anni. Dopodiché, dopo molti anni di ritardo, ci siamo resi conto che erano utili. Noi siamo in ritardo, questo ritardo va recuperato, è fondamentale, perché la cyber security non protegge solo infrastrutture, la cyber security salva delle vite. Salva le vite ogni volta che impedisce che venga generata un'interruzione di energia elettrica, salva le vite ogni volta che impedisce che vengano bloccati i sistemi informativi di un ospedale, salva le vite ogni volta che qualcuno cerca di alterare i semafori di una strada. La cyber security è un oggetto
trasversale a tutte le nostre attività, perché oggi tutte le nostre attività sono diventate digitali e un sistema digitale che non è in sicurezza è un sistema pericoloso che uccide.